Stasera, essendo che siamo in un momento speciale, non ce ne sarà una, non ce ne saranno due, ma ben tre scene. Quindi, siamo in un bar, c'è un signore che sta guardando il telegiornale, quando all'improvviso appare la notizia di un uomo misterioso cammina sul Tamigi, forze dell'ordine lo arrestano e lo portano via. Abbiamo il video. A parte il video di questa cosa, c'è un tizio vestito tipo da, avete presente i maghi, quelli da circo, che inizia, si avvicina alle sponde del Tamigi, piano piano inizia a mettere i piedi sopra l'acqua e a camminare. Arriva a metà del corso del fiume, si gira verso la gente che lo sta guardando allibito. Il tizio solleva la giacchetta, tira fuori un cellulare, poi tira fuori da dietro un megafono e inizia a parlare. Signori, sono Alex Tripodi. Sono qui per dirvi che l'ora della magia è iniziata. Vedete che clicca delle cose sul telefono e delle fontane d'acqua dietro di lui iniziano ad alzarsi. Ripreme ancora sul telefono, dei cavalli acquatici saltano fuori dal fiume e continuano a passargli attraverso. Rispegne il cellulare e le forze dell'ordine con un motoscafo si avvicinano a lui, che lo prendono tirandolo via dal corso del fiume, riportandolo a riva. Il tizio, mentre sta guardando il telegiornale, mi ha allibito. Chissà quante stronzate che raccontano ancora. Siamo in una strada abbastanza buia e c'è questo uomo con un lungo cappotto rosso, una maschera tipo fantasma dell'opera, che sta camminando e canticchia un motivetto abbastanza, direi creepy, ma anche abbastanza conosciuto, no? Fa tipo London Bridges falling down, falling down, falling down. E mentre sta cantando, all'improvviso arriva una bambina che lo ferma e fa: Signor Jay, la contatto a nome della signora Giovanni. Il tizio si gira, la guarda e la ragazza continua a parlare. Fa: La mia signora è abbastanza contrariata. Aveva promesso che avrebbe ucciso, mi perdoni, avrebbe dato la morte ultima al marito della signora, ma a quanto pare il signor Alaska, se non sbaglio, è ancora vivo. Il tizio col cappotto si gira di scatto come stranito dalla cosa. Ecco qui, abbiamo delle foto, se non ci crede. E si vedono delle foto di Alaska mentre entra in un ristorante a Siracusa e quando si sta per entrare al museo di Siracusa. Il tizio prende le foto, le stringe e la bambina continua a fare: Ma ci aspettavamo molto di più da quello che dicevano avesse impalato mitra, addestrato, scelto da loro dai Bonachim di Amsterdam e portato fine al Sabbat in Inghilterra. Ci ha molto deluso su questa cosa. Il tizio si rigira e fa: Finirò entro la fine del mese. Vi contatta la coterie, abbiamo una missione. E sparisce nell'ombra. C'è un uomo in ufficio, sta scrivendo, diciamo, dei fogli, eccetera. Quando all'improvviso entrano due soldati con una divisa militare, hanno dei simboli di una croce cristiana sulle spalle. Entrano: Signore, il signor Stone è scomparso. Si vede che alza lo sguardo e fa: Com'è possibile il signor Stone è scomparso? Che cazzo state dicendo?
Signore, la sostanza non c'è più! Maledizione! Dovete trovarla immediatamente! Non vogliamo che ricapiti l'incidente di Shibuya, vero? Sì, signore, stiamo contattando tutti! Abbiamo contattato il santo, abbiamo contattato anche Uther! Faremo il possibile! Che cazzo stai facendo ancora qui? Muoviti, andate a cercarlo! Quindi, Kaya, Ophelia e Alaska, voi siete lì. Alaska si sta riprendendo, diciamo, dalle sverle che ha preso, molto messo male. Io sono nella stanza, da quello che tu avevi detto, Rebecca aveva aperto una porticina. Quindi in teoria è nella stanza ancora con me. Sì, è proprio appena entrata perché Rebecca, se vi ricordate, si era avvicinata tipo a un frigorifero, l'ha Sì. aperto e aveva trovato dei pezzi di arti, busti. Mi Sì. dà delle sensazioni simili al laboratorio del nostro caro Amedeus? Chiaramente non è uguale. Quello di Amedeus è molto più ordinato, preciso, e non ha tutti questi fili in giro. Cioè, voi dovete immaginarvi che camminate, ci sono questi fili con del sangue che passa e voi dovete magari alcune volte abbassare la testa per non picchiarci contro, no? Mentre ti avvicini a un tavolo, vedi infatti che ci sono un sacco di fogli con scritte formule. Il problema è che è scritto tutto in italiano e tu non capisci un cazzo. In Prendo tutti italiano questi va fogli, li bene, non c'è problema. prendo e prendo se c'è qualche boccettina di sangue. Ovviamente voglio portarmi più prove possibili, quindi cerco di chiudere Ok. tutto e cercare Sì, di. c'è la levetta per In questo momento per me chiudere. Rebecca se le può risolvere da soli i problemi. A me interessa anche ovviamente vedere se c'è in giro il manufatto per caso. C'è proprio di tutto, piedi, braccia intere, busti, gambe. Mi porto una mano. Quindi poi le nostre due ragazze che andate solo a guardare, non ve lo sto neanche lì a dire, non c'è più quel corpo che stavate cercando. Eric si gira, guarda Rebecca e fa: E tu che cazzo sei? E tu che cazzo sei? Io sono Eric! Io sono Rebecca. Piacere, vuoi da bere? Volentieri, ma. La birra? E Non quindi lo so. ti avvicino alla lattina di birra? La vuoi? Annuso, tutto ok? Sì, è birra. Sì, ma prima spiegami, ma questa bellezza insieme all'alcol non ti fa molto bene? Cosa vorresti dire che non mi fa bene? Niente. Ma che cosa stai facendo qui dentro? Sto aprendo sta cosa. Perché Perché? non dovrei farlo? Scusami. È Onesto. chiusa? Ma perché sei qui? La vera domanda è perché non sono qui? I No, la domanda è perché sei qui? tuoi doni, Rebecca! I tuoi doni! Ah! Sei ubriaco e un umano! Ubriachi che parlano con gli Ha dei ubriachi, bellissimi cazzo! doni la ragazza! E lui è Ubriaco. proprio lì che tipo barcolla, intanto picchia un po' spero. Ok, proviamo così. Vediamo se questa volta funziona. Ok. Vorrei usare ascendente. In primis, devi spiegarmi perché sei qui. Due, perché che cosa stai cercando lì dentro? Mentre tu gli stai parlando, inciampa all'indietro e ti picchi addosso, no? E tu cadi all'indietro. Perdonami, l'ho fatto apposta. Stai bene? Lo riprendo, lo tiro verso di me. E tu mentre lo tiri, per errore lui tipo si fa e ti tira una testata addosso e tu cadi all'indietro e mi perdoni signorina, le ho fatto del male. Allora, lo prendo e gli do uno schiaffo. E lui cade per terra e tu lo manchi. No, mi riavvicino e ci riprovo. Mio caro, so che sei Perdonami, non volevo, scusami, è la birra. Che dicevi, mia cara? E vedi ubriaco. che Io cerco di contenermi tantissimo. sicura che non ne vuoi un po'? Servirebbe una mano qua sotto. C'è un ubriaco di Sì, merda che mi sta appunto. T'ho chiamato per Ehi, quello. porta rispetto! Sì, Van Gogh, mettiti seduto. Era meglio Scusatemi. che Van Gogh, Van perché Gogh! Io non sono ti della. ce l'ho all'orecchio, Almeno c'era un po' di arte in questo che vedo, invece nulla, neanche quello. Mettiti seduto. Ah, guarda che. E ti vomita lì Perfetto. davanti. E vedi che prende una bottiglia di vino. Vuoi un po' di vino? No, grazie. Vedere la Sì? bestia. Ok, Marco, concentrandoti su di lui, hai una sensazione molto strana. Cioè, non vedi niente di strano, soltanto che ti sembra veramente lontano e non vedi nessun tipo di aura. Siamo arrivati nel frattempo e vedo la scena. Io Come mi avvicino. gradito. Ciao! Gli graffio Ah, ancora la sì! tatto del sangue. Mentre tu provi, lui tipo cade all'indietro. Che vuoi, va bene? Cosa voglio? Va bene? Del vino? Del Chianti? Del che cosa? Non so. Avvicino la Quattro giri a bottiglia. sinistra. Dov'è? Che fa? Serve? Vuoi una mano?
Ma vuoi un po' di spumante, cara? No, smetti. No, 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 non gradisco lo spumante. Ma chi saresti? Chi? Io sono Eric. Ecco, magari sei qua? Sto aprendo questo. Cosa c'è all'interno che... Non lo so, per questo sto aprendo. E come mi ci vuoi... sei venuto qua, me lo spieghi? Ho aperto la porta, sono entrato. Con tutte le persone che c'erano qui? Quali persone? Non ci sono persone qua. E dentro il frigorifero cosa c'è? Che ne so, birre? Controllo, magari. Aspetta che guardo. Quindi tu sapevi che c'era la cassaforte dentro? Sì. E da chi? Sei me l'ha detto un caccia chi? Cacciatore di no. tesori? Ah, sì, 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 caccio tesori. E che cosa ti sembrava? Non lo so, pensavo che pensavi se andavo a cacciare le lepri. Io non uccido le lepri. Quindi che cosa volete da qua? Voi che cosa ci fate qui? Siamo persi. Ah, uscite di là. Ah, meraviglioso. Vedi, aspetta che provo ad aprire. E poi, tipo da qua, come ce ne andiamo? E là ci sono le scale. Sì, io sono sceso le scale, là. Intendo. Poi sì, lo so, anche noi siamo scesi. E lui tipo cade per terra così tipo... Graffio. Mentre lì così vedi che tipo fa... Si gira e tu graffi il pavimento. Provo okay. a fargli il solletico con un'ombra tentacolo. L'ombra va verso Eric e poi mentre si sta per avvicinare tipo schizza immediatamente indietro a Kaia. Quando vedo questa cosa qui faccio Auspex, vedere l'invisibile. Non vedi niente, vedi soltanto Eric. Ma come cazzo possibile? Gli do un calcio. E vedi che si apre la cosa e tu scivoli perché lo manchi e cadi per terra e lui riesce ad aprire la cosa. Ce l'ho fatta! Gli altri tre vedete una cosa molto bella dentro quella cassaforte. E Marco, tu sai benissimo che cos'è? Quello che stai cercando. Mi butto dritto verso la cassaforte cercando di... In pratica, arrivargli contro, chiuderla, proprio buttarmi a corpo sulla cassaforte. Ok, quindi tu vuoi scattare su quello e ti farò fare una prova di destrezza. Io voglio usare velocità, soprattutto per non cadere. Perché? Io ho ancora la bottiglia di vino, quindi volendo gliela potrei pure lanciare. Io provo a tenerlo semplicemente a terra, cioè proprio giù così, visto che si stava rialzando. Marco si sta lanciando per prendere la cassaforte. Rebecca sta provando a prendere il pugnale, ma si vede qualcosa di meraviglioso su un tavolo e si perde un attimo via nel guardare. E ti dirò, quello che stai guardando sul tavolo in realtà è tipo come se ci fosse un corpo, ok, ricoperto da un telo. E dietro c'è tipo una lavagna con scritto un sacco di cose in italiano che tu non capisci, ok? Cioè voi lo parlate in italiano. Probabilmente Kaia dopo 15 anni l'ha imparato qualcosa, anche se non è che gli è servito molto scrivere in italiano, quindi magari Kaia qualcosina la saprà. E però rimani lì perché tipo tutte queste scritte, frecce ti fanno perdere via e volevi prendere il pugnale, però nel girarti hai visto sta cosa e rimani persa da tutto questo. Marco, tu ti stai per avvicinare alla cassaforte e Kaia, mentre tu provi a bloccare Eric, tu sei lì che tipo ti stai avvicinando a Eric, no? Ma hai questa sensazione stranissima, non stai rallentando. Più cerchi di avvicinarti a Eric, più ti senti lontana. E vedete che tipo Eric fa un balzo in piedi, si alza e Marco, tu mentre ti stai per avvicinare senti come se qualcosa ti spingesse, no? Ma non c'è niente, no? E ti lanci al di fianco della cassaforte e la manchi. Lui si alza e fa: che cosa mi stai, perché mi vuoi toccare tu? E vedi Kaia che ti prende e fa così, ti sposta. Non mi piacciono quelle come te. Come fai? Sparo. Che cosa volete che faccia? Vita? Ma sei un mago? Non lo so. Io faccio così e appoggio la bottiglia. Posso provare? Poi gli filo la mano nella giacca e provo a uscire la bottiglia. E non esce niente. Ma perché tu non sei riuscito? Allora io lo prendo con velocità, sì, se riesco. Ok. Sul volto e provo, sì, ascendente sguardo terrificato. Hai le mani tipo lì vicino alla sua testa e ti, okay, senti come si stanno muovendo, non è che stanno rallentando, però non lo raggiungi mai. Voi da fuori che vedete Rebecca così, mi sembra strano perché a voi Rebecca sembra ferma, però in realtà vedete si sta muovendo Rebecca. E lui guarda, signorina, per un bacio poteva chiedere, non c'era bisogno. E ti prende e ti dà un bacio sulla fronte, cade giù a terra seduto. Ah, quello che stavo cercando. E che prende il pugnale. Cosa ci farai con quello? Ci taglio il prosciutto. Ma tipo se facciamo 50 e 50. Cioè il prosciutto? No, interessante. Io mi tengo, tu ti tiri la lama, così ti tagli il prosciutto e mi prendo il terzo. Come faccio a pagare senza Alex? Te ne faccio una io bellissima. Top. Davvero? Molto, molto
molto piena di gemme, magari. Piena zeppa di tutte quelle pietruzze colorate che tanto adori, che tanto ricerchi. Puoi sceglierti anche il metallo. Comando, la scelta del pugnale. Oh, perché hai fatto questo? Non mi è piaciuto. Voi vedete Marco, tipo, schiacciato. Vedete una poltiglia. E lui fa, non mi piace che mi fanno ste cose. No, no, ok. Ora, dicevamo, è stato bello. Ma ora dovete andare anche voi. E Rebecca, dal tuo taschino, senti tipo frugolare qualcosa. E vedi che esce fuori un occhio che rotola. Lo prendo, fuori. Sì. E voi vedete l'occhio, è un occhio umano, e inizia a parlare. Ancora. E sentite, Eric, sono Kazen, lasciali in pace, altrimenti non avrai mai quel corpo. Vedete Eric che si fa improvvisamente serio. Ah, ci rincontriamo, Kazen. Ora, noi ti daremo quel corpo e tu lascerai in pace loro e il pugnale e te ne andrai dalla città. Lui vedete un attimo che si incazza e vedete da dietro di voi entrare un soldato con una tuta tutta nera, tutto completamente bardato, e si toglie l'elmo e vedete che è una ragazza. Eric la guarda, sembra tipo un attimo lacrimare, va bene, ma solo per una settimana. L'occhio continua a parlare e fa, ok, affare fatto. Amedeus acconsente. Allora il corpo di questo soldato si avvicina a Eric. Eric la prende, l'abbraccia, vi lascia giù il pugnale e vedete che c'è una porta dall'altra parte del laboratorio. E Eric esce da lì insieme alla ragazza e scompare. L'occhio ti guarda, fa, meno male che è successo ad Alaska, sennò sarebbe stato un problema. Non vi preoccupate, ci vediamo dopo. Adesso arriverà. Poi ci vediamo nel mio laboratorio. Chi arriverà? Sono io, Kaze. E per Alaska penso che sarà qui fra qualche momento. Datemi un secondo. Voi vedete proprio i resti di Alaska completamente schiacciati come una poltiglia lì vicino a voi e non capite. Bene, quindi tu adesso starai dentro alla mia tasca o te ne andrai dove dovresti andare? Se vuoi me ne vado. Però Maestro Medeus mi aveva detto di tenerti d'occhio. Se vuoi me ne vado. Vedi che esconde le zampette vicino all'occhio. Ma no, dai, resta un attimino, spiegami meglio, ma... Quindi tu lo conoscevi, potevi... Ne parliamo dopo. Vedi che si chiude l'occhio. Vabbè, mi rimetto in tasca. Marco, senti una voce e al mio comando lui vive. Ti svegli, sei nel laboratorio di Amedeus. E c'è... E vedi lui, Giacuna Case, ti guarda, fa... Oh, ragazzo, tutto a posto? Sì, prima stavo... combattendo contro un tipo. No, cosa stai dicendo? Mi hai portato le informazioni che mi dovevi portare. Chi stavi combattendo? Chi? Le informazioni arrivato... che ti ho portato. Mi hai detto che avete trovato il pugnale e che adesso dal potere sta recuperando le informazioni dal laboratorio che avete trovato. Quindi di pure alle ragazze, come ti ho detto prima, di guardare cosa trovano in quel laboratorio e poi potete tornare qui senza problemi. La macchina col ghoul è su di sopra. Ok, a dopo, fratello. Prendo la macchina. E voi siete lì ancora un po' sconvolte, un po' tutto. E quando tipo, lì a 10 minuti, vedete Alaska entrare da dietro di voi. Ma che cazzo sta succedendo? L'avete visto anche voi che è scoppiato davanti ai nostri occhi? Sì, Cleofe? Domanda, la poltiglia è ancora là davanti? Sì. Posso avvicinarmi? Sì. Che odore emana? Adesso sta iniziando a diventare polvere, perché sapete che quando voi crepate... Io avevo chiesto gentilmente all'imperatore e a te di non fare più i lavoretti al mio cervello. Due, cosa cazzo è successo? Mi alzo spolverandomi pantaloni giro verso Kaia. Faccio laboratorio? Laboratorio sotto il tuo ristorantino? Ha detto... Ah, sì. Kaia, sì. Guarda, io... Boh, possiamo controllare, non me ne sono mai accorta. Possiamo vedere. Non sei mai accorta? Io tipo mi avvicino dritta verso Kaia, proprio mi avvicino a lei. Ci sono due persone che non... Due tipi di persone che non sopporto. Chi si diverte col mio cervello e chi fa la spia. Prendo il pugnale. Mi trovi bellissima, Alaska. Ma che è una simulazione, il Matrix? Guardo, beh, io comunque intanto ho una missione da compiere, quindi vado, guardo la cassaforte, non c'è più. No, la cassaforte c'è, non c'è il pugnale. Dov'è il pugnale? Hai visto il tipo? È scappato via.
Mentre tu ti avvicini, c'è questo telo con un corpo. Vuoi provare a sollevarlo per vedere cos'è? Certo. E vedi un corpo di un fratello, perché noti subito i canini. Sembra anche la faccia è pieno di cicatrici, come se fosse tipo assemblato, ok? E quello che leggi sulle scritte, le cose, perché comunque lo leggi l'italiano, ma non è che ti sei mai, cioè ti sei fermata sulle cose di cucina che ti servivano. Però le cose importanti le capisci. C'è scritto tipo uno, una cura, veleno con un punto di domanda, distillare per abbastanza tempo. E l'altra cosa più importante che leggi è possiamo crearci, tipo vedi proprio il disegno di un corpo umano con tipo delle freccette e indicazioni tipo meglio se di uomo, meglio se di donna, cose così. Quindi, dov'è il pugnale? Io intanto mi avvicino a Kaia e mi infilo il pugnale con velocità, spezzarla in due, quindi prendere la destra e me nasconderla in due punti differenti, quindi una sulla scarpa e l'altra quindi, su... comunque, stringi la lama. Ok, mentre tu stringi la lama per cercare di staccarli, a parte che non hai la forza per farlo, appena stringi ti senti graffiare sulla mano. E voi vedete Rebecca di sasso cadere a terra. Io mi avvicino a Rebecca, sposto il corpo proprio, non me ne porto un cazzo, proprio la butto lontano. Prendo il pugnale. Appena prendi il pugnale, Rebecca, hai il controllo del corpo di Marco. Mi stavi malmenando, brutto bastardo. Tu ti stavi rubando il pugnale. No, non è vero, faccio quello che vi ha detto Amedeus. E perché non lo puoi fare davanti a me? Perché sono cavoli miei. Ti devo dire tutto? Plic, plic, tipo dal pugnale stanno... cadendo delle gocce di sangue. Prendo il mio corpo, accarezzami, mio caro. Il pugnale smette di sgocciolare e Rebecca, tu sei nel tuo corpo. No. Gli spezzo la colonna vertebrale, non si può più muovere però. Mentre tengo il pugnale, guardo gli altri. C'è una congiura contro Medeus o possiamo portargli tranquillamente questo pugnale? Io faccio così, ragazzi, le informazioni, ragazzi, libro, informazioni, cose. Che libro? Quale libro? Dico, ragazzi, qua stanno giocando a fare Frankenstein comunque. Stanno combinando parti di corpi diverse, di persone, per creare altri esseri. Perché essere quello che è? Ho qualche ricordo di questa cosa, di averne mai sentito. Sì. E che cosa posso ricordare? Ti ricordi una delle ultime cose che si ricorda... proprio il tuo personaggio. Ti ricordi il tuo vecchio sire che ti portava in una stanza di laboratorio e tutti questi corpi che assomigliavano al tuo caro amato Reed? E ti ricordi lui che ti diceva: questi sono homunculus, però una volta facevamo anche altro. Io stando dietro, dovremmo andare al laboratorio. Cosa ti passa? La butta a terra fortissima. In primis calmati, perché non ho fatto nulla, ho preso semplicemente il pugnale. Amadeus, mi senti? Amadeus, ho bisogno di parlare con te, se mi stai ascoltando, è importante. Mi avvicino verso il tavolo operatorio nel frattempo. Dammi un buon motivo per non ucciderti, Rebecca. Perché sono bellissima. Tu non hai sentito nulla? Lo sai chi ho in tasca io? Tiro fuori l'occhio. Per piacere? Non fa niente. Cosa ci devo fare questo cazzo di occhio? Qua è pieno di piedi, mani. Lo sai che tu in questo momento quello che hai fatto è per proprio te? Perché? Per chi? Ho cercato di nascondermi una cosa. E io non ho i miei siti di merda che te l'hanno tradito continuamente il nostro imperatore. Quindi ci sono parecchie prove contro di te, Rebecca. Sì, ma tu non conosci Amedeus. Io lo conosco di più di te. Vabbè, se lo dici tu. Guarda, tu potresti dire questo come io potrei dire altro. Lui gli prendo la testa, senti proprio tipo il ferro intorno alla testa. Non me ne puoi farmi un quello che hai scopato con l'imperatore. Non è scopare. Un cazzo. Non è scopare. Perché l'amore stacco via un tremolare. Amore mio, quella è la ciliegina sulla torta. Tutto il resto. Tutto cos'è questo occhietto di merda che mi stavi dando? È Case, mio caro. E perché Case non parla? Perché ha parlato prima e si è stancato. Che dobbiamo fare? Io riprendo Rebecca. Sei okay. Fortunata che ti devo un favore. Ma siamo pari. Allora, invece Cleof, mentre stai esaminando il corpo, ti cade l'occhio su un foglio che probabilmente è sfuggito a Kaia, no?
Questo è molto più particolare perché è scritto in qualche lingua strana, ok? Però il disegno è molto chiaro. C'è una testa, ok? E poi, tipo, c'è un disegno con scritto testa tagliata, morte, ok? Testa divisa in due, due. Voglio cercare di capire più che altro. Cioè, una volta che tu hai fatto sto puzzle di carne, sì, come lo rimetti in piedi? Questa è la domanda che mi sta affliggendo in questo momento. Io ho ripreso... Ma se permetti di prendere la prova di risveglio, ti curi. Rebecca, autocontrollo più fermezza, per favore, difficoltà 5. Marco, mi fai un fermezza più allerta? Qualcosa ti sta mordendo, di avvicinare i reni. Prendi due danni aggravati. È in paletto. Ok, qual è? Devi riuscire a staccarla prima. Va bene, dai, faccio, me la stacco, cioè uso anche le armi ferine, tutto quello che ho per tirarmela via. Allora, niente, tu provi, ma lei sta spia, e non l'hai mai vista così assetata, Rebecca, e perdi, ti aumenta ancora di uno la fame, e Rebecca, te diminuisce ancora di uno, e adesso fammi una prova di autocontrollo più fermezza, Rebecca, me la fai tu questa. E tu, Rebecca, ti riprendi. Mi scatto e vado lontano da Lasca, è meglio che... ci calmiamo. Tra l'altro, Rebecca, ti senti abbastanza frizzantina dopo aver bevuto il sangue di Alaska, tipo molto molto ferina. Quindi che vogliamo fare? Continuare a combattere come due bestie oppure fare i toreador? No, gli rispondo, vado dritto in macchina. Prendo un paio di quelle ampolle strane, ok, ne prendo una piena, la avvolgo all'interno di un panno affinché sia assicurata che non si apra. Prima che Marco vada in macchina, lo fermo un attimo, ascoltami. So che stiamo in un attimo in fase, però dobbiamo chiamare qualcuno per pulire là. Capisco per tutto quanto, ma penso sia anche di tuo interesse, no? Io entro in macchina. Ok, entro anche io. No, quando arrivo davanti alla macchina faccio tu non è. Va bene. Ok, Ophelia, mentre te ne stai per andare via, da dietro di te, senti fa, che cosa sta succedendo qui? Molto lentamente, tipo guardo, vedo i miei compagni. Non ci sono i tuoi compagni. Sorella, dico bene? Sì, mi vedo che è un Kainita. Sì, abbastanza palese. Ok, abbastanza palese. Sì. Non ti ho mai visto qui in città. No. Ok, chi ha combinato questo casino? Gli altri che erano con me. Cercavo di dare una sistemata. Ok. Vabbè, ma quindi vi occupate voi adesso del carico? Dipende, quale? I pezzi di cadavere. Da portare via dopo? Da portare via. Quanti sono? Ci avevano detto che ne avevano preparate almeno una cinquantina di pezzi. E dove le preparate? Al Duomo. Ok, facessi venire qualcuno attorno? Che ho solo una macchina, dubito che ci pezzi. Sto capendo un po' cosa sta succedendo qui, vero? Me ne occupo io, un favore per un favore. Me ne occupo io. Un favore per un favore? Io direi che è un favore per la tua vita. Esatto, un favore per un favore. Vedi che ti fa un attimo così? Ti alza il ditino, alza la testa e riconosci benissimo questa cosa, perché hai fatto molto spesso tu col tuo sire e sta comunicando con qualcuno. E io sono là che tipo sto tamburellando le dita così che aspetto incassando il mio si gira e fa quanti siete? 4 e qualcosa. Ok, lei rimane un attimo allibita. Va bene, si gira verso di te e fa il maestro vuole parlare con voi. Dovreste essere 4 fratelli, se non sbaglio, giusto? Un Gangrel, un Toreador, una Sombra e un indefinito te, diciamo. Sì, esatto, quello che ho detto anche io quando me l'ha detto il mio maestro. Fate così, vi consiglio di raggiungerci al Duomo. Lì sai che abbiamo bisogno di parlare, perché quello che avete fatto qui stasera è un casino. Isco? No, non vi preoccupate, ci pensiamo noi. Adesso è più importante che raggiungiate il Duomo. Il maestro? È il maestro della cappella. Dovresti saperlo. Non sei una Tremere? Il nome del maestro non si può sapere o... sì, assolutamente sì. E Gido Catena. Tiro l'ampolla, faccio. Gliela porgo. E cosa ci devo fare con questa io? No, me la stavo rubando. Se sono onesta.
Tienila, non mi interessa. Servivano i corpi. Non so se la berrei, è roba fatta dai sangue deboli, però... No, sono collezionista di queste cose. Grazie, però. Penseremo a tutto. Contenta te. Lunga no. Sì, ma dobbiamo andare adesso. Vieni anche andiamo. Tu. Ok. Ci saremo direi stretti in macchina. In macchina? Vedi che si gira. Io non so volare. Uno dei quattro possibilmente sì. Vedi che con una pietra rossa sta disegnando un cerchio in aria. Ah, figo, e si apre questo cerchio. Questa cosa. Chiama gli altri e andiamo. Esco. Ma Alaska non mi vuole. Guarda, anche allora muoviti che c'è il passaggio. Tipo, poi mi affaccio la testa, affaccio e gli faccio cenno agli altri. È un casino. Vi basta. Muovete quelle bellissime chiappette. All'improvviso qualcosa velocissimo che cade sopra la macchina, senti tipo come se qualcosa si sia schiantato sopra il cofano della macchina e voi vedete tipo un fratello, perché vedete che sta estraendo chiaramente i canini, e gli vedete che ha delle ali, si gira e fa: muoviamo, la padrona attende. E senti picchiare sopra la macchina e ne scendono altri due, picchiata lì vicino a voi. Io scendo alla macchina. Mi giro. Che fai? Non devi andare via con la tua macchina? La volete? Io scendo, e non penso proprio di scuola. Muovete! Ah, ok. Non vi cattivite, non vi cattivite. Mamma mia. E intanto mi sistemo i vestiti. L'unico che sta facendo quello che doveva fare sono io la bestia da Soma. Ok. Scendo giù. Ok. Quindi, nel teatro, voi vedete anche voi la bellissima donna. La Madonna. Ok. E che vabbè, si presenta. Molto piacere, fratelli. Mi chiamo Linda da Costa, sono del clan Tremere e sono di decima generazione. Molto piacere. Piacere. Mi spiace per i metodi un po' bruti, ma il mio maestro ha bisogno di parlarvi urgentemente. E voi vedete anche voi questo cerchio magico disegnato praticamente a mezz'aria. Lei infila la pietra in mezzo e vedete che si apre questo varco e fa: prego, dopo di voi. Ok. Io vado sentendo questo. Mentre sto passando gli faccio: non penso c'è bisogno di presentarmi, penso che lo... Chi sei? Mi chiamo Marco. Marco? Ah. E passo attraverso il porto. E senti che poi fa: no, ora sono io lo stupido. E entrano. E vi ritrovate davanti al Duomo di Siracusa. E la ragazza fa: bene, seguitemi per di qua. Entriamo dalla parte posteriore. E tra l'altro voi vedete adesso il Duomo. Allora, se non sbaglio non li ha. Però vedete che è tappezzato di gargoyle, proprio di statue di gargoyle. Una cosa abbastanza anomala, però nel senso. Entrate dentro questo duomo e fine. Aspetta, un finale ce l'ho. Rebecca, ti fa male il ventre. Oh!